Ben trovata a Radio Roma Capitale. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, con lei volevamo parlare di questa pedonalizzazione minacciata o comunque prevista o presunta nel quartiere appunto del municipio, in particolar modo di Viale Europa, e i commercianti sono molto preoccupati perché comunque, insomma, in abbinamento a questa crisi sarebbe un colpo fatale per il commercio. Lei ha detto tutto, di fatto, cioè, già il fatto che quello che dispiace è che queste notizie arrivano purtroppo sempre dagli organi di stampa, ma non tanto a noi colleghi dell'opposizione, quanto almeno ai commercianti, cioè condividere perché possono avere delle belle idee. Questa sicuramente non è una buona idea, non è una buona idea in questo momento, perché Viale Europa, comunque, come diciamo, tutta l'area del commercio, sta soffrendo questo vento di crisi, che poi non è solamente un vento, anzi direi che è qualcosa di più importante, e quindi forse in questo momento tutto si può pensare per Via Europa tranne che chiuderà il traffico. Io invece proporrei al Presidente Santoro e al Municipio di ripartire con quelle iniziative che si facevano fino a qualche anno fa, tra l'altro iniziative condivise poi da tutti in modo trasversale, iniziative sulla strada, dal Carnevale, dalle feste, diciamo, tra virgolette, comandate, a iniziative di sconti, una domenica, magari, da decidere insieme ai commercianti. Quindi, assolutamente escludere pedonizzazioni per il momento, perché poi non ci sarebbe veramente possibilità di andare a parcheggiare in sua parte. Anche perché poi, come si dice, no, in gergo, la concertazione sarebbe auspicabile, auspicata, perché innanzitutto sarebbe fondamentale appunto sentire il parere dei residenti, oltre che dei commercianti, e poi decidere ovviamente assieme alle amministrazioni cosa fare. Avete in mente, in virtù di tutto questo, di prendere dei provvedimenti oppure avete intenzione di stare a guardare, cosa che non credo? No, no, non stare a guardare, no, perché aspettiamo di vedere diciamo, la fattività e la realizzazione di questa cosa che vediamo negativa, non è che possiamo aspettare, perché ci auguriamo che questo progetto non vada avanti, quindi noi ci incontreremo con i commercianti a breve, vedranno un incontro ufficiale agli organi preposti, quindi alla Commissione Commercio del Municipio, immagino al Presidente e alla Giunta. E per parlare, per dare intanto diciamo, la loro contrarietà a questo progetto, per parlare invece di quello che si può fare per l'Europa, perché tra l'altro, guardi, sia i residenti che i commercianti d'Europa in questi anni hanno visto crescere molto la città, il municipio e in realtà diciamo anche che in modo danneggiavano via l'Europa, ma si sono sempre mostrati molto collaborativi e molto costruttivi, quindi non è un no così a occhi A chiusi, priori. è sicuramente a questo progetto, però quello che dicono loro, vediamoci per fare qualcosa per questa strada non è solo dei negozianti, non è solamente dell'euro e di Via Europa, ma io ricordo sempre, oramai voi cioè, in qualche modo siete romani, ma siete anche molto eurini come radio, perché voi partecipate tanti sul territorio. Io ricordo che l'euro è un quartiere abitato da 10.000 cittadini, cioè da 10.000 residenti, ma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, visitato da 50-60 persone che sono impiegate negli uffici, quindi c'è gente di tutta Roma, non è gente dell'euro o del municipio. Questa è una strada oggi da valorizzare, e per valorizzarla mi rendo conto che c'è una crisi anche da parte delle istituzioni dal punto di vista economico, ma si possono cercare queste iniziative a costo zero, iniziative per l'ambiente, iniziative con le scuole, iniziative, ecco, diciamo, quelle di carnevale, iniziative natalizie. Noi dobbiamo dare un aiuto a queste strade e creda una delle più importanti della nostra città. Quindi proporre delle alternative e quindi non essere appunto un fronte di no. Io con lei volevo parlare anche dello sgombero dell'insediamento abusivo di Via Laurentina, perché abbiamo ricevuto notizia di questo. Sì, questa mattina finalmente si è sgombrato questo insediamento che cresceva giorno dopo giorno, perché purtroppo questa era un'area privata e non messa in sicurezza appunto dai proprietari dell'area. Ecco, finalmente questa mattina è stato fatto lo sgombero. Io devo ringraziare il comandante
dei Vinci Urbani e Sclavis e tutta la sua squadra per aver dato a termine questo sgombro, appunto, e soprattutto ringraziare, ma soprattutto invitare i proprietari dell'area a fare quello che hanno fatto questa mattina, contribuire allo sgombro e a mettere subito in sicurezza l'area, a recintarla, perché altrimenti tra una settimana ci ritroveremo nella stessa situazione. Cosa io, se posso, volevo, prego, aggiungere anche un'altra, come no, approfittare, perché oggi anche su Falconiana, sulla discarica, sono uscite una marea di notizie, una marea, sì, è ancora molto, molto preoccupanti per noi, perché vediamo che comunque il commissario va avanti. Oggi il commissario ha comunicato una cosa importante, e non lo dico perché sono dell'altra parte politica, ma ha comunicato che di fatto Falconiana è stata decisa dalla Regione Lazio e quindi dalla Giunta Zingaretti, e su questo, diciamo, è stato un colpo al cuore per i cittadini, perché era sempre stato detto che non era una scelta tra virgolette regionale o istituzionale. Ma la cosa che diciamo ci ha destato veramente stupore è stato l'invito dell'assessore Civita, che ha chiesto di istituire un comitato di controllo della discarica, da quando appunto verrà realizzata, formata dal presidente del municipio e dai comitati dei cittadini. E qui lo voglio dire molto serenamente, ma anche molto chiaramente: noi rispediamo al mittente questo invito dell'assessore Civita. Noi non abbiamo intenzione di partecipare a nessun tavolo di verifica, tavolo di controllo, perché noi questa discarica non la vogliamo. Lo abbiamo detto in tutti i modi, lo abbiamo detto in maniera trasversale, mi sembra che il Presidente Santoro su questa cosa sia stato altrettanto chiaro. Io mi auguro che il Presidente Santoro sia lui a dire subito all'assessore Civita grazie, il comitato te lo fai con il commissario Sottile, con le persone che hanno deciso questa discarica, ma noi continueremo a lottare per non farlo, per non farla fare, quindi ci auguriamo che questo tavolo non sia mai insediato. A me non resta che ringraziarla e ci aggiorniamo in special modo per ciò che riguarda Falconiana ai prossimi appuntamenti. Grazie. Grazie a voi.